dedicarci qualche minuto. Buongiorno, saluti, siamo qui sulla terrazza dell'antiquarium di Pompei con il professore Rubi per la presentazione di questo volume interessante che è come se partisse dalla base, l'opinione della popolazione, l'opinione del popolo, quindi la possiamo leggere come un indirizzo, la possiamo leggere? Sì, esatto, questa è una ricerca assolutamente inedita, cioè il libro è frutto di una ricerca che noi abbiamo commissionato a un istituto di ricerche per andare a sentire qual è il sentimento che hanno gli italiani, quindi non una descrizione del nostro patrimonio su basi oggettive, quindi la consistenza, la diffusione sul territorio, anche l'importanza, ma quella che è la percezione degli italiani. Noi sappiamo che questo è molto più importante perché la percezione è quella che guida i comportamenti delle persone. E quindi siamo andati a sentire come gli italiani vivono il patrimonio, come lo considerano, se ritengono che sia protetto in maniera adeguata, che sia valorizzato per come può, diciamo, per quello che può contribuire anche all'economia del nostro paese e anche per come viene vissuto, come con orgoglio, con la consapevolezza che noi viviamo veramente nel paese più bello del mondo e questo ci porta a tanti privilegi, ma abbiamo anche qualche responsabilità nel tutelare questo tesoro che deve arrivare poi alle generazioni future. Professore Rubi, possiamo dire che capita ad hoc del momento preciso giusto in cui sembra che alcune istituzioni, non è certamente il caso di Pompei, ma questa è una piattaforma di lancio, si stiano allontanando troppo dalle esigenze del pubblico che magari vuole una fruizione più comoda, più agevole, mentre invece la istituzione si dedica ad approfondimenti e dice, c'è un'apertura verso le università straniere, più apertura verso gli altri che verso la popolazione. Sì, il rischio è sempre quello che questi mondi diventino un po' troppo autoreferenziali e forse chiusi a se stessi. Allora, ascoltare chi usufruisce di questo patrimonio credo che possa essere veramente di grande insegnamento nella scelta delle politiche da adottare nella gestione dei beni culturali nel nostro paese, perché una gestione oculata, una gestione consapevole del valore che questo patrimonio ha, e quando parlo di valore non intendo solo valore economico ma anche valore culturale, sociale, per, anche come elemento di unione del nostro paese, ecco, io credo che questo sia estremamente importante perché non possiamo più permetterci di non utilizzare una risorsa così preziosa, e mi riferisco sempre a un valore non solo economico come quella del nostro patrimonio culturale che veramente è unico al mondo. Perfetto, oggi la politica guarda l'economia e l'economia guarda le risorse e queste sono le risorse. Intanto non ci tratteniamo dal complimentarci perché questi tra virgolette consigli vengono somministrati con grande eleganza, con grande raffinatezza, non hanno la pretesa di essere, vero, nello sbirciare alcune pagine del libro mi sono accorto che c'è questa propensione soft, questa apertura, questa raffinata eleganza nel proporre delle cose, ma vero proprio. Ma vede, bisogna avere molto rispetto perché gli italiani hanno più consapevolezza di questo patrimonio, del valore di questo, dell'importanza di questo patrimonio, di quello che magari noi pensiamo, di quello che magari alcuni governanti credono. E il rispetto delle persone verso questo patrimonio è la nostra grande ricchezza. Quindi è giusto illustrare questi dati, ecco, ma con la consapevolezza che parliamo di fronte a una popolazione che comunque sente molto l'importanza di questo patrimonio. Questo viene fuori anche dalla ricerca, c'è un grande orgoglio degli italiani per quello che è questo patrimonio e noi dobbiamo partire da questo dato per portare avanti tutti gli altri discorsi con grande rispetto per intanto oggi celebriamo e festeggiamo anche il ritorno del direttore di San Luigi. Questo è un fatto positivo per la presentazione importante di questo vostro volume? È un fatto che ci mette all'ombra di? No, questo è un fatto estremamente importante. Infatti. Estremamente importante per noi perché abbiamo l'occasione di ospitare il primo intervento pubblico dopo la nomina a direttore del professor Rosanna ed è un fatto estremamente importante. Sarà il primo lettore del vostro volume. Il professor Rosanna è il primo lettore del nostro volume, ma devo anche dire che ha contribuito al nostro precedente volume dove noi ascoltavamo invece chi gestiva il patrimonio culturale e quindi ospitavamo anche un suo intervento e questo è soprattutto è un segnale molto positivo non solo per Pompei ma per tutto il mondo dei beni culturali. Infatti ricordiamo che il professore Rubi non ha curato solamente questo volume, ci sono dei precedenti, c'è un lavoro
sottile di interfaccia nel porsi tra le istituzioni, il pubblico e la ricerca. Sì, la nostra è una fondazione senza fine di lucro che nasce proprio per diffondere la cultura della sicurezza intesa come protezione contro gli episodi criminosi del nostro patrimonio. Noi ogni anno sosteniamo proprio i costi per mettere in sicurezza alcuni esempi di questo nostro patrimonio. In 12 anni di attività della fondazione abbiamo sostenuto più di 85 progetti di protezione. E poi facciamo un'attività molto intensa nelle scuole, perché io credo fermamente che noi dobbiamo andare a parlare con i giovani degli ultimi anni delle scuole superiori, delle università, perché loro non sono solo quelli che saranno i gestori del patrimonio del domani, sono già i gestori del patrimonio oggi, e quindi dobbiamo aiutarli a capire la ricchezza che noi abbiamo e a rispettare e a proteggere questa ricchezza. Professore, la ringrazio di questo tempo che ci ha dedicato, le facciamo i nostri auguri, i nostri complimenti e chiediamo una più vostra massiccia presenza in questo territorio. Noi veniamo dalla costa sorrentina amalfitana e la invitiamo dalle nostre. Sarà un piacere. La ringrazio.